Ciao Gerardo, oggi ti volevo chiedere perché secondo te è tanto importante il digitale? Allora, essenzialmente per un motivo, perché ti dà un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri. Cioè, cosa intendi? Cioè vuol dire che se ci sei tu a confronto con altre 10 persone che non hanno quelle competenze, è molto molto probabile che tu riesca ad ottenere un lavoro o ottenere un cliente. Ok, ci fai un esempio pratico, tipo la tua storia, che mi sembra un buon esempio. Va bene. Considerati, io ho fatto giurisprudenza, quindi di per sé non c'entra molto con le competenze digitali. E quando mi sono laureato ho avuto molta difficoltà a trovare lavoro, nonostante mi fossi laureato in un'ottima università con un buon voto di laurea, ho 105 su 110. Un secchione, 105, non è che preso 110. Comunque. Cosa ho fatto? Nel momento in cui vedevo che gli unici studi che mi offrivano un'opportunità di lavoro erano quelli che mi dicevano vieni a lavorare qualche mese gratis, poi vediamo. Cioè, perché te non volevi lavorare gratis? No, si dà il caso che io non volessi lavorare cioè, gratis. Cioè, non hai studiato 5 anni per poi lavorare gratis? Esatto. No, questo vabbè, non era. Ci credo che era. Non era proprio il mio obiettivo. Ci credo. Allora, cosa ho detto? Cerchiamo di utilizzare quello che ho fatto sinora, che era da un lato il fatto di avere una tesi di laurea, dall'altro il fatto di non, diciamo, mollare facilmente. E quindi cosa ho detto? Proviamo a mandare la mia tesi a tutte le persone che ho citato nella tesi stessa. E io non voglio immaginare quanto hai rotto a quelle persone. Ecco, questo volevo arrivare. Più o meno, diciamo, che ho scritto a 100 persone. Ecco, quindi appunto, non avevo dubbi. Esatto. E cosa è successo? Praticamente su queste 100 persone... Quante ti hanno risposto? Ha risposto una decina di persone. Ma quante volte gli hai scritto? No, una volta. Ah, ok, no, perché conoscendolo è capace anche di scrivere scusa, perché non mi rispondi? No, questo non si fa. No, di queste 100 persone mi hanno risposto in 10, di cui però 8 mi hanno semplicemente ringraziato che l'avessi citato nella tesi. Le altre due, uno mi ha detto guarda, c'è una persona che potrebbe farti pubblicare la tesi. No, non dirmi che sei riuscito a pubblicare la tua tesi. Sì, la trovate. Non vi dico dove, sennò sembra pubblicità. Però tra l'altro mi hanno anche pagato. E poi un'altra persona mi ha detto, lo sai che un parlamentare ha appena depositato una proposta di legge proprio sul tema della tua tesi? Al che io ho detto, non avevo nessun tipo di interesse, non ero per niente interessata alla politica, però ho detto, vabbè, vediamo cosa succede, mando la mia tesi a questa parlamentare. Questa parlamentare mi risponde dicendo, molto interessante, se vuoi sappi che c'è un mio collega che sta cercando un collaboratore parlamentare, ora. Non dirmi che sei andato a chiedere il lavoro al collaboratore. No, io ho mandato la mia tesi insieme al mio curriculum a questo parlamentare e lui mi ha detto sì, vieni a Roma a fare un colloquio. Ora il punto è che io ero in competizione con una decina, quindicina, non mi ricordo quanti, avvocati. Cioè, e tu non eri avvocato? Esatto. Eri solo laureato in giurisprudenza? Esatto, perché poi ci vogliono 2 anni, fai la pratica, fai l'esame di Stato e poi diventi, se lo passi, avvocato. Ottimo. Io quindi diciamo che appunto lato esperienza ero molto molto indietro. Diciamo che non ti sentivi di avere un vantaggio competitivo. Non avevo un vantaggio competitivo, ma... Pensavi di averlo. Esatto, non pensavo. Ma all'università cosa avevo fatto? Avevo creato una sorta di TripAdvisor dell'università dove le persone potevano inserire le proprie recensioni delle università. E praticamente... Ma lo trovo ancora? Sì, si chiama youracademicinsight.com. Comunque... Io ho imparato sia a costruire il sito sia a creare una pagina Facebook che potesse portare le persone sul sito, quindi a compiere un'azione. Quindi quello che ho cercato di fare, di rivendermi con questo parlamentare, era che ero in grado di dargli visibilità e di far interagire le persone con la sua attività parlamentare, perché lui era uno delle persone veramente che si impegna tantissimo, soprattutto con delle interrogazioni. Oddio, era un esemplare raro. Esatto, facendo interrogazioni parlamentari, cioè... veramente faceva dell'ottimo lavoro, ma nessuno lo sapeva perché lui è uno abbastanza timido che non gli piace andare in televisione, però io ho cercato di dirgli guarda che con Facebook puoi raggiungere comunque un ottimo bacino di persone. E soprattutto se hai vicino Gerardo non puoi essere timido perché ti butta nella mischia. Però per ora direi che concludiamo così il video, vi racconto poi com'è andata. No, non ho capito se è stato scelto o no. Ah, ce lo dici? Ok, no, va bene, sono stato scelto. Oh. E poi però diciamo che ho dovuto guadagnarmelo, nel senso che ok, mi hai detto che hai delle competenze base giuridiche, hai delle competenze digitali, mo
cosa sai, cosa riesci a fare per me? Questo ve lo racconto nel prossimo video.